terzo anno che facciamo questa iniziativa e devo dire che ha avuto anche un riscontro positivo. L'abbiamo sentito in giro parlare tra gli agricoltori, tra i nostri tecnici che vanno ogni giorno in campo a dare assistenza tecnica, perché è una delle missioni principali che il consorzio agrario si è dato. Per questo abbiamo aderito a questa iniziativa. Noi dobbiamo produrre qualità, perché dobbiamo, soltanto se produciamo qualità saremo in grado poi in futuro e anche di rapportarci dal punto di vista anche commerciale con gli altri, altrimenti non ce la facciamo. Non voglio dire che dobbiamo copiare chi già l'ha fatto prima di noi, però qualche esperienza positiva di questo genere c'è stato in altri territori. Allora la produzione di qualità, io sono molto contento quando lui ha detto, adesso Leonardo ha parlato di territorio e di persone, di tradizione, e questo è il punto. Questo è il punto chiaro, tradizioni e territorio. Noi dobbiamo saper vendere il nostro territorio, assolutamente, per quello che rappresenta, per le produzioni di qualità, per le bellezze naturali, per le bellezze paesaggistiche. Questa è la missione anche del Consorzio Agrario, che svolge un ruolo importante da questo punto di vista. Io porto sempre l'esempio di Barilla. Noi abbiamo aderito al contratto Barilla con Granaturo, perché lo dico sempre, perché è un'eccellenza, una cosa importante. Perché riusciamo a rigirare più soldi, tra virgolette, più soldi agli agricoltori, perché ce lo pagano di più, ce lo pagano meglio, se facciamo un certo tipo di qualità. Adesso, indipendentemente dall'ultima pubblicità che ha messo Barilla alle cronache internazionali, al di là di questo, su tutti i prodotti dobbiamo fare questo tipo di lavoro. Allora tutti gli agricoltori, gli imprenditori agricoli che si presentano, che hanno questa missione, che noi abbiamo sostenuto in pieno, come l'azienda per capo l'ha fatta molto bene a Castiglione in Teverina, sappiamo. Poi una cosa che voglio dire tra parentesi, è la prima volta che abbiamo visto che hai portato le bottiglie piene, perché l'altra volta Luciano ha portato in mostra dell'olio, era un uomo. È una cosa estremamente positiva che noi vorremmo continuare a coltivare in futuro, perché poi a questo riscontro lo vediamo quando ci rapportiamo con gli altri, con le altre regioni, con il commerciale, con la situazione nella quale stiamo vivendo oggi. La qualità premia sempre, noi questo dobbiamo fare, la missione nostra su tutti i prodotti, e dobbiamo legare la qualità dei prodotti, dell'agricoltura in questo caso, a quello che abbiamo. Il nostro territorio, che è di una bellezza unica, straordinaria, chi viene nella provincia di Viterbo dice: ma quanto è bello, ma quante cose avete, dagli Etruschi alle Terme, alle bellezze paesaggistiche, ai centri storici nostri, che dobbiamo assolutamente valorizzare per dare qualcosa in più di quello che potremmo dare. Quindi grazie per il tuo impegno e grazie per la collaborazione. Grazie a voi.